E adesso non ti chiamo, dovrai aspettare altri 10 anni. Abbiamo perché deciso. Al decimo riconoscimento torna dopo la prima edizione il primo artista Enzo Iacchetti. Enzino, dopo 10 anni, direbbe la buonanima, è qui! L'ho fatto fuori Enzino. Ci potete giurare, stronzi. Aiuto, Dodi, ti prego, aiuto, perché dopo... Allora, scusi, signore Enzino, noi ci siamo visti un mese fa, quasi, un mese e mezzo fa, perché durante la pandemia il signor Enzino... Ma io ho un nome e cognome. Il signor Enzo... Se tutti volete accolparmi di tutto ciò che succede, e non è colpa mia, se tu ieri avevi i capelli blu e io sono arrivato... E ho detto, ma chi sei? Ha fatto Turchia. E vabbè, stamattina ce li aveva gialli, ho detto, ma dai, di che arriva. Che devo fare? Adesso ce li ha. Posso andare avanti così io con te? Sì, però non prendetevela con me, cioè anche voi siete stanchi adesso, lo so, perché giustamente anch'io non ho più voce. Ho incoraggiato tutti i colleghi, tutti, anche quelli che mi stanno veramente... Guardo lì perché c'è una mosca zezzè, hai capito? Una bella lotta, un barattolino che è Maria Santa. Vabbè, state qui. Allora, ieri mattina eravamo a presentare questo in una scuola, poi vedremo altri progetti usciranno, perché questo non è un libro, è il risultato di una grande, diciamo, esperienza, cioè, durante la pandemia. Cioè, Iacchetti con una C è come chiamarmi greggio. Dopo 30 anni che ce l'ho scritto davanti, eh? Ma questa è roba tua, mica è colpa nostra, eh? No, non è roba mia. Qui c'è questa scritto. È roba tua. Questa c'è 2C. 2C. La faccia è uguale. È uguale. Tutto il resto. La partecipazione. C'hai i capelli blu pure tu. Eh? No, è la luce, è la luce. Ah, lì è la luce. Che non sono blu. Allora, Enzo. Sì. La Croce Rossa Italiana, sì, è quasi, diciamo, in attesa di ricevere alla fine di questo tour promozionale della presentazione di questo Non è un libro, il cui intero ricavato, perché non ha un costo, viene interamente donato alla Croce Rossa Italiana per acquistare delle ambulanze, un'ambulanza, tutto quello che si potrà fare. È un libro in cui, diciamo, c'è dentro, ora a parte gli scherzi, un Enzo Iacchetti che non siamo normalmente abituati a conoscere, c'è la sua anima, parla dell'amore. Parla anche di Lucino il Cagnetto, che ogni tanto ne combina qualcosa, però vi assicuro, dopo lo trovate ancora all'uscita, ci sono le signore, diamo una mano, perché acquistare un'ambulanza è sempre più importante. L'abbiamo detto, c'è tanta gente che non c'è più a causa di questa Grazie, pandemia. Grazie, il libro in vendita all'uscita. Quindi non è un libro, è un dono che tu hai fatto, come dice, abbiamo fatto il primo anno con un pozzo per l'AMREF, sì, in Africa. È un libro che costa da un euro a un milione di euro, però l'altra sera a Piacenza un signore ha pagato 3 euro e ha avuto un incidente stradale. Quindi io ve lo dico, se stiamo sotto i 10 euro c'è una settimana malvagia, sopra i 10 euro, intorno ai 20, già qualcosina si può sperare. A 50 euro puoi comprare un gratta e vinci, ma bisogna stare attenti a qual è il tabaccaio, poi se... Posso andare avanti così? No, puoi anche andare, perché stiamo perdendo tempo. Se io sono andato 2 volte a fare la pipì, immagino che molti ometti, anche i militari, perché sono uomini anche loro, cioè voglio dire, beh, sono tutti ragazzi, sì, però c'è il colonnello che magari la prostatina ce la larga pure lui, insomma. Tesoro, ci tu come permette... vai? Vai benissimo. Io t'amasso. Dio ti benedica. Io t'amasso. Mi lasciate qui, cosa volete da me?
Io voglio il mio pubblico. Possiamo fare una domanda un po' più seria? Una domanda? Sì. Nell'intervista che ci siamo permessi, insomma, di fare con Iacchetti, abbiamo fatto una domanda seria. Iacchetti e la religiosità, e lì Iacchetti si è fatto serio, perché ha un concetto tutto suo, personale, però un concetto serio. Perché devo adesso inimicare il mio pubblico che già mi ama per le due stronzate che ho detto poco fa? La religiosità, insomma, io non sto tanto lì, poi vi leggerò un pezzo del mio libro che ho qua. No, l'abbasso quando se ne vanno loro due, per rispetto nei loro confronti più che altro. Va bene qui? La religiosità ognuno ce l'ha nella propria anima e quindi la Chiesa è sempre ognuno di noi e non è necessario frequentare o inginocchiarsi nelle cattedrali. Secondo me Gesù Cristo ha insegnato qualche cosa che poi magari non è stato assimilato bene. Dio è, può essere lei, tu, tutti quanti abbiamo qualcosa di Dio dentro. Quell'uomo l'ha sempre detto. Lui e anche Francesco parlano dei poveri, hanno sempre parlato di umili e li hanno sempre difesi. Io seguo questa strada e prego anche quando, in questo momento, vorrei leggervi delle preghiere. A posto, io vado via, ci vediamo in un'altra vita perché mi aspetto l'impossibile adesso. Preghiamo, senza scetticismo. Alla fine di ogni preghiera vi pregherei di dire liberaci, o Signore. Ah già, sì. Se mi dai un po' di riverbero, grazie, un po' di riverbero, grazie. Ah, perfetto. Da chi va a 80 all'ora in corsia di sorpasso in autostrada col braccio fuori del finestrino. Da qui ti suona dietro perché tra un secondo il semaforo diventerà verde. Non ho finito. State a tempino, eh? Ve dico io, faccio io così. E mi fa piacere che avete entusiasmo. Da chi ti suona dietro perché tra un secondo il semaforo diventerà verde? Perché non fai un salto a casa e suoni alla porta per vedere con chi è a letto tua moglie? Da quelli col monopattino. Che chissà perché va più veloce della tua macchina. E vanno contromano e sembra che ti vengano addosso. E invece ti vengono addosso! Ragazzi, o parlate o ridete. Se ridete il Signore è contento lo stesso. Però bisogna anche farci sentire perché ultimamente c'ha l'amplifon che non sente bene. Da chi non raccoglie la cacca dei propri cani? No, aspetta, faccio io il segno. Che gli si intasassero i water durante lo sciopero degli idraulici. Vi amo. Dedicata a Natalino Monopoli. Da chi si fa chiamare her stylist e di mestiere fa il barbiere o l'imbianchino. Qui non mi deludete, per favore. Dagli animalisti più convinti che menano il can per l'aia. Ok, mi avete deluso. Se non l'avete capito, non dite liberaci. Il can per l'aia, menano il can per l'aia, gli animalisti. Da chi ha un amico che quella cosa lì l'avrebbe fatta meglio e l'avresti pagata alla metà? Dimmelo prima.
da chi crede che Io Vagabondo sia stata scritta nei campi nomadi. Sì, ma si capisce quando è finita la preghiera. Adesso... Eh? Non ho capito. Ah, volete il segno? Va bene, benedico, benedico. Dalle toilette, che dopo 10 secondi che sei dentro si spegne la luce e con una mano tieni il pisello e con l'altra saluti per far riaccendere la luce. Abbiamo parlato dell'amore e della fratellanza, perché ridi ancora? Qual è, non hai capito, che hai capito adesso? Quella del camperlaia. Questo libro, come dicevo, è in vendita fuori, non è in vendita, è una donazione all'Ordo. Io evito di, quando vado in giro a presentare, è autodistribuito, si chiama autopublishing, nel senso che io ce l'ho in macchina, ce l'ho in auto e lo distribuisco non nei negozi ma vengo io tra di voi. E l'ambulanza non è una cosa che costa poco. È stato scritto prevalentemente nei primi 3 mesi del lockdown. Il terzo mese io ero dimagrito 8 kg. Ho chiamato in videochiamata il mio medico e mi ha detto: prova a mangiare senza mascherina. Ho passato parecchi momenti difficili, anche quello sessuale, come tutti noi. Io ero da solo col mio cane, che poi mi guardava, poverino, perché è stato castrato a 3 anni. E lui temeva forse questa mia debolezza, non so. Però su Amazon, ammetto, l'ho confessato anche al mio parroco, che si chiama Don Perignon, perché... Insomma, gli piace tazzare un po' di vino bianco con le bollicine. Don Perignon è per noi lacustri un punto di riferimento, perché il lago, come sapete, ha le montagne e subito dopo il pensiero va, si scontra con la montagna e ti rientra in testa e sul lago sono tutti un po' matti. Comunque Don Perignon è stato trasferito qualche giorno fa senza il mio permesso. E Se si andava allora sulle bambole gonfiabili, c'erano tutti i prezzi. C'era Belen che costava 210 euro. E tu la gonfiavi e veniva fuori la Belen. Poi di prezzo in prezzo si scendeva fino a Barbara D'Urso, 11 euro per esempio. Io non posso dirvi che ho comprato, perché c'è un conflitto di interesse. Comunque mi è arrivata sta bambola e 9,30 euro. Beh, non ti ho dato tutta sta confidenza, rispondo a una domanda e basta, scusa, ok? Fedeli, con calma. Ho cominciato a gonfiare, e insomma, sì, le gambotte sono venute fuori, poi è salito anche un cosino, poi un certo il seno no, ho detto, vuoi vedere che si è incastrato, oppure il chirurgo plastico ha sbagliato a iniettare, il seno no, e invece i capelli, insomma, era la bambola di Malgioglio, e quindi l'ho portato a fare il vaccino,
e si è sgonfiato alla prima dose, è andato, ma mi ero molto affezionato. Ora, il fatto che io a 3 mesi avessi già una mascherina, quando tutte le farmacie mettevano fuori il cartello mascherine esaurite, non cercate, andate a casa, a Mucchina non c'è, non c'era niente. E intanto la gente perdeva la vita senza neanche stringere la mano ai propri cari, senza neanche vederli più. È così che io, passeggiando per andare in farmacia, ho visto davanti a casa della Pivetti dei cinesi che scaricavano dei cartoni di mascherine. Un cartone è caduto e io ne ho prese 2, una l'ho messa al cane e una è questa qui che ho in tasca. È sempre la stessa, la lavo, infatti mi vengono i peli in bocca, ogni tanto sputacchio, perché dopo deve venire Dodi, gli tolgo qualche virus. E questo libro, a parte gli scherzi, adesso vi racconterò, vi leggerò un racconto bello inerente alla domanda che mi ha fatto quella meravigliosa ragazza. Prima ho voluto farlo stupido. Questa è tutta la luce che ho io a disposizione. Grazie. Se la togliete magari mi ispiro. In realtà io vado spesso nelle chiese, non quando ci sono funzioni religiose, ma quando sono vuote. Mi piace stare in quella bolla di incensato silenzio. Non prego. Guardo Cristo in croce negli affreschi o sulle croci appoggiate agli altari. In ogni chiesa figurano il suo viso sempre diverso, ma il dolore e la tortura che rappresenta sono gli stessi ovunque. Io lo guardo e penso alle sue azioni, ai suoi tentativi per cambiare l'uomo già divorato da un potere perfido. Questo ragazzo, neanche di 35 anni, torturato, inchiodato, ferito e deriso sopra una croce di legno. Allora io immagino crocefissi con altri visi e corpi torturati, devastati e uccisi in chissà quale maniera. Croci con il viso di Giulio Regeni, di Ilaria Alpi e di centinaia di altre persone che come Cristo cercavano e cercano giustizia per cambiare almeno un pezzo di mondo. Insomma, io vedo tanti poveri cristi morti terribilmente da soli, apparentemente senza colpevoli, in un certo senso morti per amore. Non so perché vado nelle chiese, ma quando esco sento che potrei fare di più, perché esco con la forza di sopportare, ferito e incazzato. E chissà come, non penso più a quanti anni ho. E allora vorrei trovare un'anima. Ma dove si cercano le anime? Come si trovano le anime? L'anima che non può fare a meno della mia, che sta dentro nella mia, che la riempie di colore e che senza debolezze mi conta affinché un bacio copra l'aria quando arriva un temporale. Una mano nei capelli, più che sentirla, è da guardare. Un'anima in adorazione, con gli occhi strabiliati da un corpo faticoso, da una rara fedeltà, da una nuova commozione. Un'anima in pace, anche se piove forte, o c'è un bel posto da vedere. Un'anima che si congiunge con l'altra e cancella gli spigoli. Dov'è un'anima speciale? Prima che finisca una vita che non mi piace, perché è troppo banale. No, Iacchetti non è un libro.
Vieni qui. Thank you very much. Vieni qui. Non poteva essere un finale più, più particolare di questo lungo cammino iniziato 10 anni fa che era cominciato con te all'interno della nostra concattedrale. Grazie Enzo di essere qui, dovrai accomodarti solo grazie per poco tempo. Grazie ai miei colleghi, sono stati 2 giorni meravigliosi, abbiamo fatto famiglia e ogni volta per noi è sempre una famiglia. Anche se poi giriamo l'angolo e diciamo, visto Mengoli, che cazzo di... Non è vero, Paolo, ti amiamo alla follia. Enzo Iacchetti. E allora, signori, c'è la storia.